l'album del 2022, quindi non il recentissimo, è anche molto bello disco di Lofi, e abbiamo sentito dall'album appunto Everything I Know About Love, abbiamo sentito la Falling prima, Behind. Falling Behind, la prima scelta di... di Michela La Grotteria, ovviamente. Io ho sbagliato finora, però Michela, se si riascolterà il podcast, mi perdonerà. Buongiorno Michela. Buongiorno, ciao. Buongiorno. Io ero convinta, però ho detto vabbè, chiediamolo, e infatti nel dubbio si chiede sempre, si chiede sempre con grazia e gentilezza. Certo. Allora, Michela è nostra ospite per parlare del suo romanzo Tutte le giostre che ho chiamato casa, pubblicato da Giulio Perrone Editore. Però prima io voglio chiederti il motivo di questa scelta musicale, come mai? Beh, innanzitutto grazie mille per l'invito. Figurati. È un grande onore per me essere qui a chiacchierare con voi. E la scelta, beh, dunque, io amo molto questa artista, mm-hmm. e ora che vivo anche in Norvegia, diciamo, mi sento vicina geograficamente, ecco, perché lei è islandese, quindi, insomma, ho cominciato a esplorare un po' la musica anche scandinava, però questo brano in particolare mi sembrava avere punti di contatto col libro e con i personaggi del mm-hmm. mio romanzo, perché parla di restare indietro, di non sentirsi all'altezza delle aspettative degli altri o di quello che si dovrebbe fare mm-hmm. a una certa età, mm-hmm. soprattutto appunto sotto il peso del confronto con gli altri. Mm-hmm. Penso che le protagoniste del mio libro stiano affrontando questo tipo di situazioni. Mm-hmm. E allora, leggendo il tuo libro, che racconta appunto un frammento della vita, alcuni frammenti della vita di Nadia, che è la protagonista, che scrive un po' come se stesse scrivendo un diario, noi ovviamente leggiamo dall'esterno, e stavo leggendo una serie di recensioni anche online, e ho trovato una recensione in cui la lettrice dice: ho sentito, chiudendo il romanzo, ho sentito un leggero senso di scombussolamento. Io invece ho avuto la sensazione opposta, non so perché, per questo te lo dico, perché mi sono soffermata su questo giudizio, perché in realtà io quando leggo storie, come dicevi tu anche all'inizio, piene di incertezza, piene di non sono al posto giusto, oppure il mondo si muove più veloce di me, io invece mi sento molto confortata. Quindi quando finisco di leggere queste storie, perché ovviamente sono le nostre, non so tu quanti anni abbia, probabilmente sei più giovane di me, però diciamo che è un po' un quadro generazionale, no? E questa cosa a me invece mi conforta molto, perché penso, innanzitutto, non sono sola, non sono stata sola. Non siamo soli e sole. E secondo me poi quando i personaggi un po' si rendono conto di questo loro muoversi a un passo diverso, è una consapevolezza che io trovo sempre molto bella da leggere. Non so perché, non so te come l'hai vissuta questa cosa, se l'hai vissuta con angoscia o invece l'hai vissuta come una liberazione anche scrivere questa storia. Certo, guarda, sicuramente appunto la mia intenzione non era aumentare l'inquietudine, ecco, nei lettori, e mi fa sempre un piacere enorme quando invece ricevo dei feedback sul libro, appunto, di persone che ci si sono ritrovate, che in qualche modo si sentono vicine all'esperienza che racconto. E anche perché appunto nelle mie intenzioni voleva essere un po' universalizzante, mm-hmm. anche il motivo per cui la protagonista non ha descrizioni fisiche, perché non volevo che fosse associata né a me, per le persone mm-hmm. appunto che mi conoscono, che vogliono, insomma, cercare delle corrispondenze, né a nessun altro, perché mi sembrava che il senso di incertezza, di smarrimento che affronta in questi prima fase dei vent'anni, io la ritrovavo molto in me stessa, ma nei miei amici, nelle persone con cui mi confrontavo, e mi sembrava qualcosa da cui non potessimo scappare, ma che non fosse necessariamente negativo, e che piuttosto che annaspare, cercare di fare di tutto senza afferrare poi effettivamente mm-hmm. niente di concreto, la soluzione migliore fosse abbracciare questa fase di disequilibrio mm-hmm. e vedere dove avrebbe portato. E quindi condivido, sono felicissima che, insomma, tu abbia trovato anche un senso di pace, di rilassamento, perché era proprio nelle mie intenzioni, e penso che sia il punto in cui approda Nadia sul finire del libro. Mm-hmm. Tra l'altro, diciamo, lei si trova un po' a che fare con questo grande dilemma un po' esistenziale di ruoli, no? Che nella vita tutti quanti affrontiamo, o da una parte o dall'altra, ovvero tra coloro che sono
dei decisionisti, di coloro che hanno, diciamo, sentono di avere un po' in mano la loro vita, almeno diciamo in alcuni momenti, e altri invece che tendono, non dico a farsi trascinare, ma hanno difficoltà ad avere, a prendere una decisione o prendere delle decisioni o definitive o comunque, diciamo, forti, no? E lei si trova un po' a avere a che fare, per esempio, con un compagno, un fidanzato a un certo punto, che è proprio l'emblema della, della vita controllata, ecco, del controllo, mi verrebbe da dire, che poi voglio dire è anche un po' pericoloso, nel senso che non è affatto sintomo, diciamo, di una condizione poi di reale serenità interiore, questo non lo sappiamo perché non lo conosciamo, il povero Edoardo, che magari invece è frammentatissimo nella sua vita e soffre anche lui, però ecco, rispetto a Nadia c'è questa differenza un po' fra la decisione, la capacità decisionale e anche un po' il giudizio, invece lei che cerca sempre un po' di mantenersi, non cerca, però le viene naturale, ecco, un po' ondeggiare rispetto alla vita, e mi parli un po' di questa differenza? Assolutamente, guarda, io penso che sia qualcosa su cui ho riflettuto a partire da tanta letteratura francese contemporanea, che io adoro e che ho anche approfondito per ragioni di studio, ecco, non solo per letture di piacere, e in particolare quelle scritture dell'io in cui l'io si sente del tutto frammentato, smarrito, non trova un baricentro, e poi approda la scrittura non perché ne cerca una qualche funzione terapeutica, ma per ricostruirsi in letteratura e trovare quell'unità che nella vita ha smarrito. E io penso che in questo tipo di sensibilità non per forza ce l'abbiano solo gli autori di letteratura, però richiede una fortissima introspezione, sicuramente. E questo tipo di introspezione volevo che lo avessero i miei personaggi, soprattutto Nadia, che infatti fa dei tentativi di approccio alla scrittura, poi non si definisce vera e propria scrittrice, tenta con un diario, tenta di dare forma un po' più estetica, letteraria alle sue riflessioni, comunque ci sono dei tentativi, ecco. E mi sembrava che questo tipo di personaggio, queste caratteristiche risultassero di più nel confronto con invece persone, come dici te, non è detto che siano risolte tutti d'un pezzo, assolutamente risolte, perché nessuno lo è, certo. Però forse sfuggono invece da questo tipo di analisi perché non gli interessa, perché sentono che non ne hanno bisogno o non ne hanno bisogno in quel momento della vita, ecco. Ed era un ulteriore motivo di differenza e del suo sentirsi sola in mezzo agli altri. Certo, c'è un altro aspetto molto letterario, però un letterario che non risulta artificioso, che è un po' anche il modo di guardare la realtà che ha Nadia, in particolare il modo di osservare le cose, gli ambienti, la sua stessa coinquilina a Parigi, che è Annette, questo personaggio ipercinematografico, secondo me, cioè che proprio uno se la immagina proprio con tipo i capelli tirati su, un po' scompigliati, mezza vestita da yoga, male, che però lei sta bene, cioè sono quei personaggi che tipo li vedi al cinema e ti viene da lanciargli una sedia perché pensi io non sarò mai così. Esatto. Un po' la sensazione è quella, però dall'altro lato sono un po' anche un'ancora di salvezza, perché sono quelli che nel caos ti dicono quell'unica cosa che magari ti schiarisce la giornata e che ti fa capire, no? Delle cose. Quindi diciamo che c'è Nadia, e quindi immagino anche tu, non perché tu sia Nadia, ma perché sei diciamo la testa, no? dietro Nadia, hai questo sguardo particolarmente attento ai dettagli, no? Nelle cose. Come l'hai sviluppato? Parlavi anche di letture. Come hai allenato anche un po' il tuo scrivere? Beh, questo riferimento che hai fatto al cinema, cinematografia, sicuramente al momento in cui stavo scrivendo il libro, diciamo le arti visive in generale, ma il cinema in particolare, ha avuto un'influenza fortissima, perché io ero a Parigi e stavo scrivendo la mia tesi, ma nel tempo libero non è che avessi posti in cui essere o impegni, ecco, stretti, e quindi passavo moltissimo tempo nei cinema del quinto, del sesto arrondissement, quei piccolissimi cinema che hanno magari una stanza o due e riproducono film per tutto il giorno, film anche stranieri in lingua originale. Il paradiso. Il paradiso. Sì, dipende da chi lo vive, però sì. Per me. Esatto. Beh, per me comunque era un'esperienza totalmente diversa, certo, rispetto a quelle che avevo in Italia, quindi appunto ci passavo moltissimo tempo. E
mi ricordo che davano moltissimi film sia della Nouvelle Vague francese sia di Woody Allen, per qualche ragione era sempre lì e quindi Manhattan penso di averlo visto 3 volte, ecco. E da un punto di vista letterario, hai ragione, a me interessa moltissimo questo concentrarsi sui dettagli che in realtà, proprio perché hanno una funzione quasi distraente, non li penso come qualcosa, il dettaglio dell'ambiente, qualcosa che accentua, esalta la sensibilità del personaggio, ma quasi distoglie il suo sguardo mentre sta facendo qualcosa, sta pensando a qualcos'altro. E penso che questa sia un'esperienza che ci tocca tutti nella vita quotidiana e a me interessa rendere il discorso letterario più vicino possibile al reale, ecco, che sia almeno finzionalizzato possibile, Ok, ecco, se sì. possiamo dire. E quindi sì. Per modelli letterari sicuramente ti posso citare Salinger, che secondo me è bravissimo nel fare questo, Già. e poi appunto tutta una Premier Sui, penso che sia uno dei miei libri preferiti in assoluto, e poi Calvino, io sono una fortissima calviniana, e quindi lo rileggo, continuamente, e penso di trovarci anche questo tipo di approccio al reale. C'è un'altra caratteristica un po' generazionale che è legata ai luoghi e ai luoghi e alle relazioni, forse anche, no? C'è questo grande contrasto fra le città d'origine o le province d'origine e le città che poi si trovano nel corso della propria vita, un'intera generazione, a questo punto direi ormai quasi più di una, che si sposta dal proprio paese. E, insomma, i dati anche statistici dell'Italia ci raccontano questo, insomma, no? C'è una generazione ormai da un po' di tempo che va via dall'Italia, ma non solo, magari si sposta all'interno dell'Italia stessa, da sud a nord, e questo si porta dietro ovviamente delle fratture anche a livello relazionale. Tu a un certo punto racconti un po' di queste amiche, c'è diciamo un'amica principale, c'è un discorso legato al lutto, lo dico perché sta scritto anche sulla pagina di Perrone, quindi da quel momento io posso dire c'è un lutto di un'amica e quindi basta, non dirò altro, però insomma fa parte del passato, ma è quel passato che comunque ti tiene legata al presente. E non solo questo, ma anche tutte le altre amiche che appartengono a quell'età, cioè all'età liceale, diciamo, e quindi alla città d'origine, che creano una frattura fra come si è adesso e come si è stati nel passato, che non è sanabile, nel senso che non è che si può. Bisogna trovare una sorta di pace, secondo me, o comunque non so come dire, di equilibrio, che è quello un po' che Nadia sta cercando. Mi racconti un po' questo, diciamo, rapporto fra le origini e le radici, anche se radice è una parola che non mi fa impazzire, perché so, mi dà l'idea di una roba che ti tiene necessariamente ancorata, anche se tu non vuoi. In realtà è un po' una via di mezzo. Che però tutto ciò che ha radici a volte più, cioè a Sì, volte no, infatti le fiorisce. radici in realtà ti sostengono e ti danno anche del nutrimento, quindi insomma è un discorso Esatto. complesso. E spesso fiorisci lontano dalle È radici. quello il punto, sì. Sì, Dimmi, dimmi. guarda, sicuramente è un punto centralissimo e mi viene in mente che mi hanno fatto riflettere dopo l'uscita del libro sulla somiglianza o vicinanza in qualche modo a spatriati di Sì. madri asiatiche, insomma, tocca queste tematiche e sulla differenza tra il suo libro e il mio per quanto riguarda appunto queste radici, questa origine, se non altro geografica, che è molto più centrale nel libro di Desiati perché c'è la tensione tra l'andare e il tornare. Mentre nel mio sembra che Nadia non si interessi particolarmente da dove viene, ecco, e più a dove deve andare per il prossimo passo. E io non la vedo esattamente così, non la vedo come un rifiuto del luogo di origine perché se ne vuole distanziare o perché l'ha superato, ma la vedo come una sua impossibilità a tornare, cioè Certo. da dove vengo non c'è niente, non posso proprio considerarlo. Quando poi sarò approdata da qualche parte e ne sarò soddisfatta, potrò fare i conti con il mio luogo di origine. Quindi forse ecco, non è ancora pronta a fare i conti col passato o con le radici. Dal punto di vista relazionale, invece, questo forse la tiene molto legata anche all'Italia, in senso più lato. E penso di aver dato forma a questo dilaniamento interno tramite proprio la struttura a frammento del libro. Cioè, ho cercato di tematizzare la frammentazione con cui Nadia percepisce la sua vita e i suoi legami, e ciò che manca di organicità non è sostanzialmente il suo vissuto, che come quello di tutti è una sequenza di esperienze, che sia in Italia o all'estero,
ma la sua prospettiva, che lei sente che manchi di forma e di senso fino ad allora. E, se dovessi indicare un fulcro un po' nevralgico di questo suo percorso e della narrazione, direi che è proprio il personaggio di Annette, che è qualcuno di molto recente, un incontro molto recente nella sua vita, completamente diverso dalle persone con cui ha avuto a che fare, però sarà proprio quello a farle poi mettere in prospettiva anche le relazioni, i valori che ha lasciato a casa e capire cosa lasciare, cosa trattenere. Ecco. Certo. E, io ti faccio una domanda che non c'entra col libro, però mi hai incuriosita dicendomi che vivi in Norvegia, perché chi ascolta il mio programma, il nostro programma, lo sa, io ho una predilezione malata per i paesi del Nord Stavo dicendo Europa. fetish, ma è E, sbagliato. beh, più o meno è quello in realtà, Proprio un se amore possiamo dirlo, è viscerale. anche un po' No. quello. Che ci fai in Norvegia? Guarda, in Norvegia mi è capitata per caso, io al contrario tuo non avevo alcun interesse Ok. per la cultura, la lingua, la letteratura scandinava, ci sono capitata per un tirocinio di fine studi e poi mi è piaciuta, me ne sono innamorata e ora sto facendo un dottorato Ah, all'università. vedi Adesso l'importanza condivido. dell'educazione. Beh, diciamo, se ho capito bene, comunque il linguaggio è un po' una tua, diciamo, un tuo, come dire, un amore della tua vita, cioè lo studio, no, dei vari linguaggi, in tutti i sensi, il linguaggio della scrittura, ma anche il linguaggio del racconto, le lingue a questo punto diverse, ti starai approcciando alle complicatissime lingue nordiche, non so se ti cava, perché è Esatto, una mamma roba, mia. io ho studiato svedese e ancora sto cercando un po' di capire, perché tu leggi una cosa e poi la pronunci in un modo che non c'entra assolutamente un piffero con quello che hai Completamente letto, diverso, quindi è completamente diverso. straniante dire poco, cioè a proposito di situazioni di Assolutamente. Poi incertezza. da noi che veniamo da lingue romanze, Esatto. approcciarci a queste lingue germaniche così, anche melodiche, no? Nel Bellissime, suono, sì, sì, certo. Solo che devi bellissime. capire un po' come leggere questa roba. Michela E infatti Grotteria, sto per continuare. è laureata in alienistiche e culture letterarie europee, quindi appunto stiamo parlando con una professionista Sì, sì, del sì. linguaggio al WhatsApp 351-5241-101. Mi chiedono se conosci qualche sciamano in Norvegia. Ma credo sia un inside joke della trasmissione. Prego, Sì, Flavia. perché allora non so se la conosci, è passato di qua un libro che si chiama Che ha Seidmadur, folgorato i nostri che è una sorta ascoltatori. di horror, di folk horror ambientato in Islanda. Ecco. E così. No, invece mi manca, quindi lo devo assolutamente recuperare. Ho un voto Folk sul nome dell'autrice in questo momento, però comunque se cerchi Seidmadur trovi Benissimo. sicuramente tutto. E quindi diciamo che ho passato un po' questo amore per il nord anche a chi ci ascolta. Ecco. Allora mi consiglierai, lo recupererò di sicuro. Allora, grazie mille Michela La Grotteria, tutte le giostre che ho chiamato casa, pubblicato da Giulio Perlone Editore, e grazie mille Michela. Io a questo punto sono molto molto in difficoltà innanzutto perché non riesco a trovare esattamente il nome e cognome La troveremo, la dell'autrice troveremo. che anche da cui dovremmo farci perdonare in qualche modo, ma perché in ascolto ci sono almeno tre persone. Maddalena Marcarini, Visto? questa era Evviva. l'autrice, pure una Maddalena. donna. Sì, Maddalena Marcarini, Seidmadur, vabbè. Ottimo. Dicevo che sono molto molto in difficoltà perché in ascolto ci sono almeno tre persone che sanno benissimo il francese, quindi devo correre anche su Google Traduttore per pronunciare bene Oh, ma magari lo facciamo l'artista. pronunciare a Michela, Ma tanto ce l'ho la. pronta, Ok. vediamo se sbaglia Non traduttore. credo, vai. Françoise Hardy. È l'autrice Sì. della canzone che Comment te dire adieu? Cioè, pure con un po' di languore. Dai, tutto sommato mi sembra un'ottima Non pronuncia. è male. E come Per mai hai scelto questo brano? riportare semplicemente un po' alle atmosfere francesi, che secondo me nel libro sono Sì. centralissime, a cui voglio sempre rendere omaggio perché sono una grandissima francofila, e un po' per il discorso di cui abbiamo parlato, del dire addio, di lasciare andare, dei rapporti che non ci soddisfano più o per i quali il tempo è scaduto. E come dicono addio i francesi, penso nessuno, insomma, cioè è proprio una cosa Assolutamente. ontologica. Esatto. È anche proprio una. Anche perché se vai in Inghilterra dicono goodbye, se Quindi dicono. potevamo chiedere a Ilaria Gaspari di mandarci come dire addio. Lei pure sceglie sempre cose, insomma, francofone. Ci accogliamo soltanto a Google Traduttore. Grazie mille a Michela La Grotteria, a Grazie presto. a voi, è stato Ciao. bellissimo. Anche Ciao, per buona noi, giornata. grazie.